Benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, appuntamento del mercoledì con le aperture. Ho fatto un aperto un ciclo sulle difese col nero contro l'apertura spagnola contro la Ruy López e continuerò per 4-5 video a far vedere varianti minori con cui affrontare la Ruy López. Nel video precedente ho parlato della variante di Novigrad con donna E7. Oggi parlerò invece della variante Mariotti, chiamata così perché Mariotti è stato quello che l'ha riproposta ad alti livelli negli anni 70. Beh, non è che l'ha inventata lui, però insomma lui è quello che l'ha portata in auge. E il problema di questa variante è che i top GM non la prendono in considerazione, probabilmente perché i motori avranno sentenziato sicuramente qualche problema, però a livello amatoriale, a livello fino a livello di maestro, insomma, si può giocare di tutto e giocare linee a sorpresa, linee meno conosciute, può portare il bianco di conseguenza a giocare in maniera meno sicura. Ok, andiamo a vedere. Ruy López 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, vescovo B5. Ok, le varianti principali contro la Ruy López sono A6, variante Murphy, da cui nascono quasi tutte le linee principali della Ruy López, e cavallo F6, difesa berlinese. L'altra volta abbiamo visto donna E7, l'idea di Novigrad, e adesso vedremo donna F6, variante Mariotti. Qual è lo scopo di donna F6? Secondo me Mariotti, studiando su questa linea, voleva focalizzare l'attenzione sull'attacco, il contrattacco del nero sull'ala di re. Generalmente al posto della donna in F6 vi è un cavallo, però Mariotti secondo me valutava la presenza della donna in F6 molto forte, perché permetteva sia al vescovo da C5 di attaccare il punto F2, aiutato dalla donna sulla colonna F, una possibile tempesta pedonale sull'ala di re, lo sviluppo del cavallo in E7, un possibile arrocco corto, addirittura con D6 un possibile arrocco lungo. Spero di non avere problemi con il touchpad, perché ogni tanto fa tribolare, non sono capace ancora di usare questo colpo. Il computer precedente era più scrauso, però più semplice da usare. Ok, non è F6. Ora il bianco ha diversi piani, può giocare a rocco corto, può giocare cavallo C3, può giocare C3, può giocare D3. Se vi giocano D3, avete il problema che il bianco vuole minacciare il vescovo in G6 immediatamente, quindi dovete giocare H6 appena vedete D3. Per tutte le altre varianti il piano è sempre lo stesso: il vescovo in C5, cavallo E7, D6, ok, avete varie possibilità, oppure scegliere la linea con l'attacco diretto sull'ala di re. Vediamo questa partita di Mariotti.
molto interessante. Come potete vedere, motore da mossa dubbia, Don F6, perché è un motore prende in considerazione soltanto sono le linee principali. Il motore dovete sapere che ha un po' la puzza sotto il naso, è un po' così. Sono presuntuosi loro, se vedono qualcosa di che a loro non piace, lo subito gli danno il voto brutto. In realtà è giocabilissimo. Bisogna soltanto conoscerne i piani strategici, le potenzialità d'attacco e anche i difetti, chiaramente. Ora, in questa partita l'avversario di Mariotti gioca la variante con C3, perché l'obiettivo del bianco, come quasi in tutte le robe Lopez, è quello di riuscire a spingere D4 creando un forte centro di pedoni. Non è detto che il bianco giochi D4 alla prossima mossa, può anche giocare D3, cercando di giocare solido e giocare sulla mobilità dei pezzi. A questo punto ci sono diverse possibilità. Vescovo C5 è una possibilità interessante perché con 4 pezzi va a controllare la casa di 4. Infatti nel database è presente. Questo è il database ridicolo, insomma, quello di Richess. Non ci sono tutte le partite possibili immaginabili, però può dare un'idea. A6, ok, è una mossa che può rientrare in schemi spagnoli, ma io non la consiglio perché se giocate la variante con Don F6, tanto vale continuare col piano Don F6, non rientrare in schemi della Morphy. Ma a questo punto, che fa Mariotti? Risalto piano, quello di attaccare direttamente l'ala diretta con una tempesta pedonale, visto che il bianco non ha fatto D3, il vescovo delle case scure del bianco è ancora a casa, non può controllare G5, quindi a questo punto spingere G5 direttamente. G5, Mariotti va all'assalto. Mariotti è famosissimo per i suoi attacchi alla baionetta, con i pedoni, in una famosa partita con Grigoric, spinse 10 pedoni nelle prime 13 mosse e vinse la partita. Un giocatore d'attacco fantastico, un giocatore insomma favoloso per quegli anni in cui non c'erano i motori, non era tutto preparato e la fantasia sulla scacchiera aveva una sua importanza. E poi i giocatori dell'epoca avevano una profondità d'analisi, secondo me, migliore di quelli di oggi, anche se quelli di oggi sono più pratici, sono più cablati sui motori, si difendono meglio. Però con la profondità di analisi, di ricerca, alla scacchiera che c'era all'epoca, oggi secondo me è peggiorata non perché sono peggiorati i giocatori, perché sono cambiate le modalità del gioco, modalità di allenamento, modalità di pensare in partita, ok? Il suo avversario cambia il cavallo perché il cavallo controllava D4, quindi il piano del bianco è quello di darsi la coppia dei vescovi, ma poi per avere un forte centro di pedoni. Mariotti ricattura sempre col pedone D in tutte le spagnole che vi cambiano il cavallo con il vescovo, dovete sempre catturare col pedone D perché aprite la diagonale al vescovo. D4, chiaramente il bianco non sta fermo perché il nero ha già questo inizio di tempesta pedonale che comunque anche se con un pedone solo, quel pedone se arrivasse in G4, se voi non giocate D4 con il bianco, tipo una mossa come D3, il bianco gioca G4 e il cavallo deve tornare o in D2 o in F1, quindi
ONG1, e quindi il nero guadagna molto spazio, e poi può giocare il vescovo in C5, attaccare F2, insomma, con buone prospettive. D4, adesso il vantaggio è che se giocate G4, ricatturate con il cavallo in E5, quindi qui bisogna sempre cambiare, ovviamente, perché il pedone in presa non si può difendere. Attaccato due volte da pedone cavallo. Okay, il bianco ha costruito il suo duo pedonale centrale, che è il sogno di tutte le aperture col bianco, ma il nero ha le sue chance con la coppia di vescovi e con questo inizio di attacco sull'area. Magari attiva inchiodare il cavallo. Chiaramente G4 è improponibile perché il cavallo salterebbe in E5 e da E5 è difficilmente scacciabile. A quel punto il nero rimarrebbe un po' con i pezzi sviluppati in maniera poco armoniosa. Invece il vescovo inchioda il cavallo e può anche scegliere una linea semplificatoria con i vari cambi in F3, anche il cambio delle donne volendo, anche se Mariotti non era tipo da cambiare le donne facilmente. Vescovo E3 è uno sviluppo interessante, perché comunque adesso magari proverà il bianco a cercare di minare il pedone in G5, anche se la donna però non può andare via dal controllo del cavallo perché è attaccato due volte. Qui Mariotti decide di cambiare subito questo cavallo. Perché cambia questo cavallo? Perché il cavallo comunque dava fastidio al centro. Prima o poi un E5 con idee d'attacco ci potevano essere, quindi toglie un pezzo, tanto la coppia dei vescovi adesso non c'era nessuno dei due, e Mariotti adesso ha la possibilità anche di arroccare lungo. Cambio di donna. Qui il cambio di donne è possibile, però poi il nero rimane con un problema. Deve difendere il pedone G5, lascia il centro dei pedoni al bianco e è un'arretratezza di sviluppo. E quindi Mariotti cosa fa? Gioca la donna in G6. Ora da G6 la donna controlla la diagonale chiara, in più lascia a casa F6 eventualmente per il cavallo. Ci sono varie possibilità anche di sviluppare il vescovo in fianchetto, giocare il cavallo in E7 e arroccare corto, e poi fare anche torre A e 8 e poi fare F5. Qui il bianco gioca cavallo in C3, mossa di sviluppo, controllo E4, ok. Mariotti inchioda subito questo cavallo. Perché? Perché allora, se metteva il vescovo in fianchetto è vero che era un buon sviluppo, ma il bianco poteva spingere E5 e annichilire, seppellire vivo quel vescovo. È vero che c'era anche poi dopo cavallo E7, rocco corto, poteva esserci la spinta F6, però insomma, una posizione un po' impacciata. Il Mariotti probabilmente ha addirittura l'idea di dare il vescovo sul cavallo, perché vuole togliere pezzi al bianco, pezzi che controllano il centro, arroccare lungo e giocare come amava lui, con i pedoni, magari un medio gioco con cavallo contro vescovo. Arrocco corto, G4. Era anche possibile giocare l'arrocco lungo, sì, ma poteva anche risultare abbastanza pericoloso, perché se arroccavate lungo il bianco poteva tentare un cambio delle donne. Mariotti non voleva che il bianco cambiasse le donne, quindi la allontana con G4, sperando che vada in E2.
dai due, poi dopo vescovo per cavallo, pedone per, insomma, c'è sempre il pedone e quattro traballante. Infatti il bianco gioca donna F4. Donna F4 tiene d'occhio il pedone 4, ma soprattutto il pedone C7. Se giocate questa linea e poi a un certo punto vi dimenticate del pedone in C7, vi fate entrare la donna in quella casa lì, avete perso la partita. Non potete permettere la cattura di C7. Tornare indietro di vescovo scatenerebbe semplicemente E5, perdita di tempo, e poi cavallo E4 con fortissime case per il cavallo, pezzi del bianco attivi. Qui bisogna rucare lungo. Infatti Mariotti a rocca lungo. Ora è vero, il bianco potrebbe proporre il cambio delle donne, ma in questo caso si doppierebbe il pedone sulla colonna F e il bianco perderebbe il duo pedonale. Composizione confusa. E il bianco gioca F3. Vediamo se era possibile giocare donna scacco. Vediamo cosa diciamo. Favorevole al nero, perché donna per F5, per F5. Cavallo E7. F6. F3, scusate, cavallo per F5. F5 alla lunga cadeva. Quindi questa mossa qui è improponibile. Però F3 sì, è tematica. L'autore consiglia D5 per spaccare un po' la struttura pedonale del nero. In caso di cattura, ricattura il cavallo con forte minaccia su C7. Infatti su D5 non bisogna assolutamente catturare, bisogna sviluppare il cavallo, insomma. D5 sembra migliore. F3. Adesso il motore dice che è dubbia, però a gioco pratico F3 crea, cioè, la minaccia di catturare poi o col torrone Pernigotti e fa pressione sulla colonna F, oppure di pedone per cementificare in un fortissimo centro pedonale, mettere il re poi. Chiaramente ora se il nero cattura non può ricatturare di pedone, ricattura di torre, ma in un futuro reggi 1 e poi dopo, se il nero ricattura di pedone e la torre può andare sulla colonna G attaccando la donna. Il centro del bianco è incontrastato in realtà, perché le spinte di 5-5 poi sono sempre possibili, quindi posizione molto delicata. Non credo che Mariotti catturi questo pedone, piuttosto svilupperà un pezzo. Cavallo E7, insomma. No, cavallo F6. Cavallo E7 perde semplicemente un pedone in G4. Cavallo F6 e poi si prende il pedone con il pedone, riprende con il cavallo attaccando il vescovo. E il pedone F7 non può essere catturato perché il cavallo attaccherebbe il vescovo in E3. Cavallo F6. Donna in G5 propone il cambio delle donne. Perché il bianco propone il cambio delle donne? Perché è una struttura pedonale migliore al centro, re al sicuro, e ha un leggero vantaggio in caso di cambio delle donne. Però qui il nero è obbligato a cambiare le donne. Però se cambiate voi col nero, il bianco così attiva il vescovo, attacca un cavallo sospeso, mette a raggi X un torrone Pernigotti e poi dopo vescovo E7 per difendere, arriva E5
E qui cominciano a essere dolori. Infatti Mariotti prima cambia il cavallo, quindi se il bianco vuole proprio catturare la donna, prende col pedone H e apre la colonna H. Altro pezzo tolto dalla scacchiera, quindi semplificazione. Sembra un controsenso che Mariotti semplifichi, però secondo me lui a questo punto vuole giocare solo più sulla capacità tattica con i pedoni. Lui amava giocare le rotture con i pedoni, quindi se non poteva giocare con un gioco di pezzi voleva cercare di avere un gioco più tattico soltanto con i pezzi leggeri, soprattutto con i pedoni. Ricattura, potete vedere il bianco un fortissimo centro. Ora Mariotti cattura anche il pedone F. Ora la ricattura di Torrone per Negotti non è buona perché il cavallo per E4. Ecco, bisogna ricatturare di pedone. Ora si può perché la donna copre lo scacco del nero, ok? Prima ha cambiato, però forse sarebbe stato meglio ricatturare direttamente il pedone. Vuole proprio eliminare il bianco ogni possibile controgioco. Cattura, cattura. Ok, siamo arrivati in questa posizione. Valutazione della posizione. Un buon vescovo del bianco. Struttura pedonale del bianco a tre isole di pedoni, però quella massa di pedoni centrali, i quattro pedoni rinforzati, veramente fortissimo. Il bianco ha un re un pochino scoperto, ma senza le donne sulla scacchiera. È un dettaglio, insomma, a volte trascurabile. Poi i torroni per Negotti per ora non stanno creando granché, mentre i torroni del nero, soprattutto quello H, è molto minaccioso. Al nero toccherà manovrare parecchio con quel cavallo per cercare di dare una casa migliore. Un gioco abbastanza semplificato. Mariotti gioca un'alzata di torrone per Negotti in H5 per raddoppiare i torroni e attaccare su H2, anche se il bianco ha torre F2 che può tranquillamente difendere. Qui il bianco decide di smuovere questo centro di pedoni per togliere case al nero. Ora la minaccia è E5. C4 serve per togliere la casa D5 al cavallo. Ok? Dopo la spinta E5. Cavallo poteva andare in D5, però con C4 non lo può più fare. Ora Mariotti qui deve stare attento, deve ricollocare questo cavallo, non può rimanere fermo, perché arriva ai 5, perde un tempo e il cavallo rimane soffocato. Infatti gioca cavallo D7 con l'idea o cavallo M6 o cavallo F8 E6. C5, il bianco toglie almeno la casa B6 al cavallo. Chiaramente il centro del bianco, come potete vedere, è solido e sufficientemente ardito. Cavallo F8 ovviamente deve andare in E6. Ora il bianco non è che può spingere sempre, non è che può spingere in continuazione. D5 non è possibile perché è controllata da tre pezzi, pedoni e due torroni per Negotti. Se spingesse E5 indebolirebbe troppo questa struttura, che non diventerebbe più una struttura mobile ma una struttura bloccata con un pedone arretrato sulla colonna D dove c'è un torrone per Negotti, quindi il centro del bianco perde di dinamicità.
torna per negozi sulla colonna B perché cerca un controgioco sull'ala di donne dove ha bloccato il re, quindi l'idea di raddoppio sulla colonna B per cercare entrare con le torne. Mariotti sviluppa il cavallo in E6, e in E6 è molto forte perché ora attacca il pedone di 4. Qui credo che torre F D1 sia necessaria. Vediamo cosa fa il suo avversario. Torre B4 vuole difendere il pedone di traversino, però questa mossa non lo so, disunisce un po' le torri. È vero che vuole poi raddoppiare, però il nero può fare B6 quando vuole. Ora qui Mariotti potrebbe o portare il torrone Pernigotti in H8 e attaccare il pedone H2, anche se è un attacco un po' estemporaneo perché dopo torre F2 non subisce più niente. F5 è una spinta di rottura per spaccare questo centro di pedoni. Nero non può permettersi che il bianco continui a menare le danze al centro con questi pedoni. F5 infatti è arrivata. Ora se il bianco cattura, il nero può catturare anche di pedone aprendo sia la H che la G, i due torri per negozi sarebbero molto forti. In caso di E5 è vero che il bianco si farebbe un pedone passato, però la casa in D5 rimane troppo debole, il pedone D sarebbe arretrato. Okay. Nel lungo periodo il nero ne avrebbe un vantaggio. Vediamo cosa fa il bianco. Il bianco se ne frega, tiene tutto fermo e dice: catturami pure il pedone, io entro coi torroni Pernigotti sul pedone B7. Mariotti cattura il pedone, anche se il motore non piace, perché qui F per B6, come è andata partita, per B6, torre C4. Beh, alternative, qui il motore consiglia di fare subito B6, però no, credo che si rientri lo stesso, alla fine. Tanto il nero deve cercare di romperlo col centro, quindi tanto vale romperlo subito. Pedone per. Perché il bianco non ha catturato il pedone in B7? Perché dopo la cattura in B7 arriva la cattura del pedone F. E poi la caduta del pedone D4. È vero che parte anche il pedone A. Non lo so, proviamo un po' a vedere un caso prima. Nero in vantaggio che prende. Il settore B8. Mettiamo che prenda anche un altro pedone. Ora catturare in D4 col cavallo si rischia. Si rischia di prendere matto. Cavallo per. Vescovo per. Torrone per. Torre B7. Se torno indietro col torrone per Nigotti. C'è matto, sto indietro con questo, riesce a fuggire,
bianco così a controgioco. Infatti il motore dice che deve subito scappare in D7 corre. È una posizione comunque non semplicissima. Dove il nero cercherà di prendere prima o poi questo pedone di 4, appena possibile. Ok. Però il bianco ha deciso di non entrare in questa linea. Di catturare il pedone al centro. Quindi vuole tenere questo centro di pedone molto forte. Ora B6 è forzata. Ok. Cattura. Qui Mariotti cattura col pedone A. Era possibile catturare col pedone B, sembra buono lo stesso, sdoppia il pedone. È valida anche questa, quel re può installarsi anche in B7, in C7, anche. E poi questo pedone comunque è sempre un target, e anche E4 diventa debole, perché torrone per Nigotti in H4 obbliga il nero a spingere uno dei due pedoni, indebolendo la posizione. Però Mariotti prende col pedone A. Una ritirata di vescovo. Ovviamente piano del bianco a lungo termine è quello di piazzare un vescovo in G3, controllare la casa C7 e poi avanzare A4, A5 e provare ad aprire la scatola. Però c'è questo torrone per Nigotti che fa la guardia su A5. Il cavallo ora ha la possibilità di entrare in F4 e può dar molto fastidio. Nero. Qui il motore dà addirittura un bel vantaggio. I due pedoni, cioè il duo pedonale affiancato è molto forte in determinate situazioni, ma non nei finali di torre, perché sono dei target. Mariotti va col cavallo non in F4 ma in G5 perché attacca E4 e interroga questo pedone. Ora il bianco cosa fa? E5? E5 consegna la casa di 5 al bianco, indebolisce cronicamente il pedone di 4, ha dei buchi sulle case chiare pazzeschi, H3 e in F3. Quindi malmesso. Qui il bianco cerca di rifarsi sull'ala di re, attaccando il pedone in C6. Mariotti se ne frega, mossa dubbia. Forse qui migliore il motore che propone cavallo H3 scacco, F1, torre F8 inchiodando il vescovo. Sembrava veramente attiva, quel cavallo da H3 può finire in F4 e da F4 minacciare anche un doppio in D3. Per Mariotti, non lo so, voluto essere materialista, togliere subito il pedone, perde il pedone C6, ora pedoni pari, Mariotti è riuscito ad ottenere sempre due isole di pedoni contro tre isole di pedoni. I pedoni del bianco fanno più schifo, ma teoricamente il vescovo dovrebbe tenerli, no? A gioco aperto, però quel cavallo è mostruoso. I torni per Nigotti del nero giocano meglio perché il re del bianco è molto meno sicuro del re del nero e qui la sicurezza del re prende una importanza clamorosa. Adesso c'è una piccola combinazione, ovviamente cattura il vescovo, cade H2 con scacco, probabilmente cade anche A2. Scacco, attacca il torrone. Ok.
Ora Mariotti si è impappato due pedoni come Ritter. Questo finale è perso. E Bianco sì, può catturare in G6. È un 2 contro 1 con il re bianco lontano però dai pedoni. Sì, non è semplicissimo da vincere, però l'unico che può cercare di giocare per vincere è il nero. E qui addirittura prenderlo subito è un errore. Ora il pedone di 4, vedete com'è debole, no? Due torroni pernigotti che lo attaccano. Se il bianco gioca torrone in G4 per difendere con due torroni, il nero può giocare anche la manovra re b7, re c6, re 4 volendo. No, Mariotti non avanza al re, vuole portare due torroni pernigotti in avanti e cambiare almeno un torrone. Quindi torrone H2 probabile, con l'idea di torrone G2 scacco, cambio dei torroni pernigotti e quindi rimane un torrone contro un torrone, e quindi un torrone contro un torrone, insomma, il nero si avvantaggia questo finale. Sposta il re, il bianco, ecco, questa è un'altra idea, il taglia fuori. Mariotti taglia fuori il re. Da tutta la scacchiera, da metà scacchiera in avanti, quindi il re non può partecipare alla difesa del pedone in D4 e quindi invece il re del nero ci si può avvicinare arrampicandosi. Ok, torre in C4 per togliere da casa C6 al re, ma il re può anche passare da D7. Da D7 non può passare perché arriva lo scacco in G7. Se parate col torrone pernigotti, cambio di torroni e cade il pedone C7. E quindi Mariotti non può giocare ancora questa manovra. Infatti mossa profilattica, torrone pernigotti in E7, così adesso il re può salire, perché non c'è più lo scacco. Queste sono mosse. Ok. Molte volte vedete il piano giusto, però lo anticipate. Senza fare queste mosse profilattiche vi beccherete lo scacco. Vi cadeva C7 e il finale era fatto. Cioè, addirittura non vincevate più. Ok, il bianco cerca insomma, di rimanere fermo tendenzialmente. Mossa d'attesa, altra mossa d'attesa anche di Mariotti, sta aspettando che il bianco si sbilanci in qualche modo. F2, ecco qui, adesso inizia la manovra dell'arrampicata del re. Il re non può entrare in C6, entra da A6 per andare in B5. Ora, possibile che il bianco giochi torre H5 per tagliare fuori il re dal traversino, però a questo punto qua poi arriverebbe torre E4 e il pedone di 4 è caput. Qui non so, torrone C6 forse per bloccare un po' l'eventuale spinta dei pedoni. Qui Mariotti gioca una mossa che vuol tagliare fuori il re anche dalle traverse. Al motore non piace, forse il motore preferiva
Ok, forse il motore preferiva questa. Nettamente meglio perché attacca il torrone per negozi, il torrone deve andare via, il re avanzava, il pedone B è passato, il pedone di 4 sempre comunque traballante. Invece Mariotti ha preferito prenderla più alla larga e giocare la chiusura, il taglia fuori sul traversino, quindi taglia fuori sulla colonna, taglia fuori sul traversino. Il re ha soltanto 6 caselle. Bianco, adesso i finali di torri chiaramente sono un po' lunghi perché il nero comunque manovra. Ora vedete che ogni tanto un occhio al pedone di 4 lo si dà sempre. Po' di ripetizione, abbiamo scacco. Mariotti però, secondo me qui sta cincischiando un po' troppo. Nel senso che questo re bisogna metterlo in moto, chiaramente. I tavoli stavano bene dove erano. Adesso il bianco gioca la mossa per tagliare fuori il re dal traversino. Diciamo che il nero ha perso l'attimo. E qui forse era, secondo me, tutte queste imprecisioni sono dettate dal fatto che probabilmente erano in Zeitnot, in mancanza di tempo. All'epoca non c'era l'abbuono dei secondi per mossa. Giocavi con 2 ore secche e se tu giocavi, non lo so, diciamo le 2 ore per 40 mosse. Se tu eri, adesso qui che mosse siamo? Ah, ma qui l'abbiamo già passato un controllo. Siamo già alla 43esima. Quindi non capisco perché questa fretta magari. Comunque, una volta avevi 2 ore secche per 40 mosse. Se tu arrivavi alla 30esima con 5 minuti sull'orologio, erano 5 minuti secchi senza botto, rischiavi veramente di perdere per il tempo. Qui, ok, non guardate troppo le valutazioni del motore che danno mosse dubbie, perché comunque finali di torni, insomma, gli esseri umani cercano di giocare mosse standard. Non c'è quella precisione della macchina, ovviamente. Qui vedete che si sta cercando a tutti i costi di tenere quel pedone di 4. Scacco. Ok, ora è sempre più tagliato fuori. Mariotti può minacciare anche un pendolo con le torri, addirittura minacciare il matto con del corridoio. Infatti, vedete come ciondola con le torri. Adesso minaccia torri G7 scacco. Poi il matto deve parare lo scacco, chiaramente. Ma guardate Mariotti come tiene come questi taglia fuori. Ok. Cerca sempre di ricollocare i torni pernigonti nelle fasi migliori. Il bianco alla fine punta sempre alla difesa. Qua non mi è piaciuta questa. Andare in B5 sembrava logica e forte. Stanno manovrando scacco. Sono manovre un po' noiose, però chiaramente tutta questione di tecnica. Piano piano, piano piano. Ora quel pedone in D4 non poi cadrà. Scacco, allontana ancora il re. Mariotti non ha fretta di catturare il pedone adesso che tutti i pezzi sono mal collocati. Il pedone D deve essere spinto e una volta spinto chiaramente va a finire in una casa ancora più lontana dal suo re. Manovra. Ecco, avete visto?
gira e rigira, alla fine sta facendo lo stesso lavoro che ha fatto prima col pedone quando era in D4. Due torroni, ora il re potrebbe avvicinarsi. O addirittura spingere in B5 e andare in B6 corre. No, Mariotti insiste. Scacco, forzato torre G3. Ma forzato no, però no. Insomma, qui volendo Mariotti potrebbe cambiare il torrone. Con re tagliato fuori, re A6, re B5, re C5, e cade il pedone D. Infatti, prende, re A6, ok. Sempre taglia fuori, spingi, vedete, il re va in B6. E anche il nero cerca il taglia fuori, però il nero ha quel pedone passato B. Quindi il bianco non può controllare l'entrata del re e il pedone contemporaneamente. E il bianco qui dovrebbe abbandonare, non so perché non abbandona, qui parte tutto. Scacco. Ok, cade C7, ma cade anche D5. Ok, questo è un finale tecnico. Facile da vincere. Perché il re bianco è tagliato fuori, non può partecipare mai al blocco del pedone. I Mariotti, è tanto è tagliato fuori anche dei traversini, quindi non può, il re non può salire, cambia poco. Scacco. Qui errore. È vinta lo stesso. Però al motore non piace, forse bisogna da cosa proporre qua? Ah, la spinta diretta del pedone, così il re ha più case per manovrare. E qui il bianco ha abbandonato, perché qui chiaramente questo è un finale perso. Cosa può fare il bianco da scacco, esempio. La bita che non può mai salire. Il bianco non può mai fermare questo pedone. Ok, questa è stata una partita di Mariotti. Valutazioni di questa apertura. Che dire, la variante con C3 è stata giocata in partita. Ovviamente Rocco Corp è una variante più sicura. Qui vescovo C5 o cavallo G7, a seconda di come volete svilupparlo. Perché si può rientrare in tanti piani. Il piano con cavallo G7, l'idea cavallo G6, tenendo la casa F4, vescovo C5. Io preferisco vescovo C5, devo essere sincero. Qui il bianco C3, non può sempre giocare. Cavallo G7.
cambiasse il bianco, il vescovo sul cavallo, tra un altro cavallo, e i controlli sono sempre 4 sulla casa di 4. Qui manovre standard, torrone ne 1. Qui si può scegliere il piano anche con H6 e G5. D6 la danno favorevole al bianco, perché quel cavallo rimane poi inchiodato, il cavallo in 6, quindi di quanto diventa possibile. A6 è possibile per cercare di far perdere tempi al vescovo. A6. Che gioca vescovo a 4. C2. E comunque qua il nero ha un bel gioco di 6 anche, un gioco pari, ok, giocabile. Qui H6, quando vedete aperta questa diagonale con la donna in F6, dovete fare sempre H3, altrimenti è pure un pasticcio. H6, cavallo D6, B2, vescovo C4, forse tentativo. Poi pari possibilità, in realtà sono schemi simili a quasi tutte le Rui Lopez, ma adesso Margaret ha giocato una variante più aggressiva, perché il bianco ha scelto la linea con C3 anticipata, però vedete questo sistema è flessibile, perché lo potete giocare sia in modo aggressivo ma anche in modo posizionale, ok? Ora chiaramente qui si arrocca corto, si gioca su cambi di pezzi, cavallo G6, cavallo E8, cavallo E6, C6, e poi provare anche a spingere in D5. Piani sono abbastanza standard, addirittura anche un B4 per invogliare a spingere in C4 e avere la casa di 4 è molto forte. È un sistema molto flessibile. Qual è il difetto di questo sistema? Il difetto di questo sistema è che dovete saper gestire una donna. So che gestire le donne è particolarmente impegnativo, però dovete avere l'abilità di gestire una donna in F6, no, perché queste qui sono quelle classiche donne che vogliono andare a fare shopping, quindi donne avvenenti, donne che vogliono farsi vedere, no? Quindi vedete che stanno lì pronte ad entrare in negozio. Allora, voi dovete avere un portafoglio ben fornito, chiaramente, se, per mantenere una donna del genere, ok? Beh, spero che il video vi sia piaciuto. Insomma, questa è un'altra linea contro la Rui Lopez da prendere in considerazione. Video di venerdì sarà sulla scuola rumena che dovevo fare venerdì scorso, mi era saltato per aria il PC. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Abbiamo superato i 300, siamo a 312, mi sembra. Sono molto contento di questo, comunque vedo un pubblico affiatato, quelli che seguono la chat, sono molto contento, un grande ringraziamento per l'attenzione concessa,
Io cercherò sempre di fare questi video interessanti, capisco, sono video anche lunghi, però sono video didattici, di livello medio, insomma, non pretendo di essere Dorfman, e chiaramente cerco di darvi degli input. Poi potete anche dirmi, ma io non miglioro, io non so, cioè, allora, chiaramente, i video che faccio sono video che danno dei concetti a lungo termine, quindi bisogna, per capire, bisogna giocare parecchio, ma non le 3 minuti, le blitz, le bullet, perché lì non avete il tempo materiale per capire dove vi trovate, in quale posizione. Non giocate più sul piano a lungo termine, giocate sul riflesso, sul colpo d'occhio. Quindi tutte le mie lezioni, insomma, vanno un po' a carte 48, perché in realtà per giocare le bullet e le blitz serve soltanto freschezza mentale, riflessi, colpo d'occhio, un po' di tattica e sperare che l'avversario sbagli prima di voi. È un gioco da pistoliere del Far West, chi estrae per primo. Gli scacchi però, se li volete capire in maniera più profonda, dovete passare proprio per queste dinamiche più rallentate, altrimenti non riuscite a fare una fotografia della posizione. Io comunque gioco, sì, rapid, blitz, ma non sotto i 5 più 3, 5 più 5, il 10 più 2, 7 più 3, ma non vado sui 3 minuti, non vado, perché voglio avere comunque sempre il tempo di capire dove mi sto trovando, poi sbaglio lo stesso, ok, però se volete applicare i concetti che vi sto spiegando dovete giocare partite rapide, anche da 15 minuti più 10 secondi da buono. Se giocate sempre a 3 minuti non potete applicare questi concetti. Vi ricordate magari degli sprazzi, magari prendete le idee da un setup all'altro, andate un po' in confusione. E poi comunque dovete cercare di avere un vostro repertorio, perché io sto facendo vedere una carrellata di roba, ma non è che dovete giocare tutto quello che vi dico. Dipende anche un po' dal vostro stile di gioco, c'è chi magari può adattarsi meglio a donna E7 piuttosto che alla variante con donna F6. Adesso poi nel prossimo video anche di teoria parlerò della variante bulgara, ovvero A5 al posto di A6 su vescovo B5. Poi parlerò della variante Bird, cavallo D4 diretto su vescovo B5. Quindi avremo un po' di materiale sulla Ruy López, sulle varianti meno giocate. Poi faremo anche dei video più avanti sulle linee principali. Oh, ce n'è di materiale. Ok, con questo è tutto. Ciao e arrivederci.